Galante non mentire. Riuscì a farmi uscire. 3 anni e mezzo prima, per essere precisi. Joe veniva a trovarmi e mi raccontava cosa succedeva fuori. Ma appena uscito dal cancello, è stato come trovarsi in un mondo nuovo. Ehi, ehi, sei scappato di prigione. È bello vederti vestito normale di nuovo dal lato giusto delle sbarre. Ben tornato a casa, entra, entra. Ti dirò, amica, è cambiato un sacco da quando sono venuto. Già, immagino di sì. Ah, nulla di che, ma ti ho trovato un appartamentino come volevi. Grazie. Ora ho una sorpresa per te. Stasera usciamo a festeggiare e ti presenterò qualcuno. Per me va bene. Avrai bisogno di un po' di soldi finché non ti sistemi. Se vuoi, ho anche un bel ferro per te, Vito. Ecco, è sempre comodo. Allora, cosa vuoi fare ora che sei un uomo libero? Tu cosa credi? Tornare a lavorare con te? Va bene. Avevo paura che ti avessero messo in regola. No, anzi, ho imparato molto mentre ero dentro. Ho le idee più chiare su come funzionano le cose. Bene, bene. Ma anch'io non sono rimasto con le mani in mano mentre eri dentro. Non preoccuparti, ti darò tutte le dritte del caso, come sempre. Bene, che aspettiamo? Allora andiamo. Minchia, non mi aspettavo tanto entusiasmo. Ma sì, che diavolo. Forza, andiamo a vederlo. Prendiamo la macchina e andiamo dal tuo nuovo padrone di casa. Guida tu, così riprendo un po' la mano. Spero solo che non ti sia dimenticato come si guida in cella. Ehi, di che ti preoccupi? È come andare in bicicletta. Sicuro, solo che quando scassi la bici non costa un cazzo di fortuna aggiustarla. D'accordo, d'accordo, capito. Sei come una vecchietta. Già. E se non l'hai notato, le macchine sono cambiate molto da quando sei finito dentro. Vedrai. La tua nuova casa è lungo la strada, vicino al lungomare. Piacere. Che bello rimanere a casa. Ho fatto del mio meglio mentre ero in galera, ma ora che sei fuori, niente può fermarci lì. Mi stai armi di recente? Ah, l'ho vedo da qualche anno. Ma non so bene quello che è successo, sai? Che mi racconti? Lì a trovarmi non potevamo pagare. Dopo tutta quella merda che Clemente e quel cazzone di Luca hanno cercato di spalarci addosso, ho iniziato a lavorare per la famiglia Fattori. Davvero? Sì, stanotte vedrai. Te l'ho detto, ti ho preparato una bella sorpresa. Non fare domande però, tanto non ti dico niente. Oh, cazzo. Tranquillo, ci sto dietro da 7 mani. È quello che mi preoccupa. Bene, siamo abbastanza vicini, fermate qui. Dacci un'occhiata, è all'ultimo piano. Ho già pagato il primo mese di affitto per te. Ah, l'entrata del garage è su quella strada laterale. Ok, eccoci qui. Sono sicuro che le piacerà. Io stesso vivo in un appartamento molto simile. Come può vedere, c'è anche il telefono, senza alcun costo aggiuntivo. Ed ecco il bagno, pulito e moderno, con tutta l'acqua calda che uno può desiderare. E questa è la camera da letto padronale. E il letto padronale è comodo, c'è abbastanza spazio per 2, forse 3. E non cigola, detto tra noi, una gran comodità. Spero proprio che le piaccia il nuovo appartamento, signore. Se ha qualche domanda, non esiti a chiedere. Solo una. Lei quando se ne va? Ora, se vuole scusarmi, devo andare da un altro cliente. Arrivederci. Già, ci vediamo.
Cavolo, pensavo che non venivi più. Non male, bella stoffa. Grazie. Allora, qual è il piano per stasera? Lo scoprirai. Viene a prenderci un mio amico. L'ho incontrato mentre eri in vacanza. Mostragli rispetto, è una persona importante. Sì? Lo vedrai, sta arrivando. Ehi, Joe, eccomi Eddie, qui. Come va? Niente male, niente male. È questo l'amico tuo? Già, questo è Vito. Vito, questo è un mio amico, Eddie Scarpa. Molto piacere, Eddie. Piacere mio, Vito. Ok, gente, muoio dalla voglia di bere, andiamo. Ehi, Vito, ti va di guidare? Io mi sono già fatto due drink. Allora, Joey, gli hai detto dove andiamo? No, sa solo che si tratta di una sorpresa. Gli piacerà un sacco. Lo spero proprio, cazzo. A meno che non abbia cambiato sponda in galera. Ehi, di che state parlando voi due? Ehi, non preoccuparti, lo vedrai. Ehi, avanti, puoi anche dirglielo ora. Ha aspettato fino adesso, glielo diremo in auto. Va bene, andiamo, vedo. Mi aiuterebbe sapere dove stiamo andando. Vai verso Oyster Bay. Ok, allora, vedo. Qual era la cosa che ti mancava di più quando eri dentro? La libertà. Beh, a parte quella. Vabbè, sai, alcol, donne, baseball, tutto quanto. Ecco, ci sei andato vicino. Mi state portando a una partita di baseball? Ti stiamo portando al bordello più raffinato della città, Vito. Un bordello, eh? Wow. Non sembri troppo entusiasta. E non dirmi che non puoi divertirti un po' dopo tanti anni. Non preoccuparti, Vito. Queste ragazze sono professioniste. Se ti sei dimenticato come si fa, me lo ricordo in un attimo. Già, ci divertiremo un sacco. Ah, ricordatemi di non bere troppo, ma devo occuparmi di qualcosa. Cosa c'è di più importante di passare alcol? Ma sai com'è, ogni volta devi fare qualcosa per forza. Ehi, Vito, avanti, accelera un po', Be better had I never known a lover such as you, forsaking dreams and all. Ho parlato di te con Leo Galante. Mi ha detto che sei uno affidabile. Mi ha parlato di tutta la merda che Clemente ha cercato di tirarvi addosso. Ma ha detto tra noi, perché vuoi entrare in questo giro? Voglio dire, ognuno ha le sue ragioni. Beh, sì. Non voglio finire come il mio vecchio e come quelli del nostro quartiere, siccome nessuno mi aiuta. Oh no! Ho pensato che dovevo aiutarmi da solo. Sì. Oh, ok, sì. Ok, sparisci, baby. Allora, Vito, lavoro per Carlo Falcone e vogliamo espandere il nostro giro. Ho lavorato per noi per un po', visto che sei suo amico, pensavamo di fare anche a te la stessa offerta. Che ne dici? Sì, certo che mi interessa. Va bene, propongo un brindisi. Ai nostri ragazzi. Va bene. E un brillante futuro insieme. Salute! Ragazzi. Non posso bere troppo stasera, ho degli affari da sbrigare. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some of the men do? Davvero ti dico, Carlo è proprio un cervellone. Si occupa di... come si dice? Astrologia. No, vuoi dire l'astronomia?
Ah, vaffanculo, gonfia coglione di merda. Scusate, ragazzi, mi sa che devo andare. Corri da puttana. Oh. Siete pronti ad andare? Vito! Sì, andiamo. Ehi, alzate giù! If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be a walking out from door to door. Why don't you do a rainbow like some other men do? Get out here and get me some money too. Buonanotte, Baldrac! Cazzo è la mia macchina? Qualcuno l'ha rubata. Ehi, chiamate gli sbirri della minchia. Ce l'hai davanti, ubriacone. Ah, già. Ehi, dove sono le chiavi? Qui Davido è il meno sconvolto tra tutti noi. Ma sì. La prossima volta, Joe, meno da bere e più da scopare. Allora, Lito, ti piace sto posto? Molto meglio che giocare a nascondersi la salsiccia nelle docce. Hai vomitato? Cosa? Non vomiterei mai nella mia auto. Che diavolo? Ma che minchia è questa pozza allora? Eh sì, la sento anch'io. Deve essere Frankie Bortz. Cosa? Quello stronzo ti ha vomitato in auto? No, no, lo bagagliaio. Cosa? Cosa? È tutta colpa tua, Joe. Avevo detto che avevo degli affari di cui occuparmi, ma tu mi hai fatto ubriacare! Ehi, e da quando affari da sprecare significa un morto nel bagagliaio? Ehi, guardi, via! Ehi, aspetta, ci inventeremo qualche cosa. Che c'è da inventare? Dobbiamo solo seppellire il corpo. Ho già inventato un posto vicino al vecchio osservatorio. Ne parla? Certo, nel bagagliaio. E la fossa è già pronta. Dobbiamo solo buttarcelo dentro e ricoprirla. Va bene, dov'è questa fossa? Appena fuori città, c'è un sentiero nella foresta che porta a una piccola rivolta. La fossa è... E muovete, va bene? Bisogna d'aria fresca. Tanto qua dietro, tutta la nausea, non so. Viene da Bogotà. Troppo tardi, mi buono! Ah, merda, di che cazzo te puzza? È la sua auto. Già. Ma quella puzza, più l'altra puzza, può peggiorare solo se si caga addosso adesso.
bene, ci siamo. Vedo, apri il bagagliaio. È uno scherzo. Ottimo, davvero ottimo. Voi... Ma... Che minchia, scarpe nuove. Gesù Cristo. Oh, buon Dio onnipotente. Da quanto tempo è qui dentro, Eddie? Ma credo un paio di giorni. Dovrei tirarlo fuori tu, Vito. Ah, grandioso. Non riesco a sopportare la puzza. Bentornato del cazzo. Ehi, eccolo a posto. Proprio qui. Su, dentro. Fatta, finalmente. Oh. Ok. Ora chi lo seppellisce? Cosa? Dammi un minuto per prendermi. Non puoi farlo, tu. Ogni volta che sento la puzza di quello mi viene da vomitare. E nemmeno Ed sarà di grande aiuto. Ho capito. Ehi, gente. Che ne dite di un po' di musica, eh? Stai scherzando, vero? Good night, sweetheart. Well, it's time to Questo non faceva parte della festa del bentornato, ma si sta bene qui. Good night, sweetheart. Well, it's time to Sì, non ti piacerà così tanto dopo che ti avrò colpito con la pala. We'll be right back.
cose, aviato. Non è proprio un modo migliore di finire la serata, eh? Ma grazie, ti devo un favore. Lascia qui l'auto di Ed, così può tornare a casa. Ah, sei un bravo uomo, Vito. Ci regoliamo domani, eh? Ehi, ti va di entrare a bere qualcosa? Sono le 3 del mattino, e fate silenzio! Ah, sta zitta, puttana! Forza, chiamiamo un po' avuto abbastanza, grazie. Vai a letto. Dai. Ti chiamo domani, Vito. Buonanotte.